Confartigianato, fiscalità, burocrazia e giustizia frenano la ripresa. Discoteche, la rabbia dei gestori, per noi solo regole, ma siamo circondati dall'abusivismo. Operazione tampone al mercato di Arzignano, Louis Sotton effettua 170 in 3 ore. Grandi mostri in basilica, da dicembre la fabbrica del Rinascimento, il secolo d'oro della città del Palladio. Si presenta a casa dell'ex compagna, la minaccia e si taglia con un coltello, 37enne denunciato dalla polizia. Buonasera, benvenuti al TG Vicenza. Parliamo di ripresa economica nell'apertura del nostro telegiornale. Ne parliamo con un'associazione di categoria. Made in Veneto. Piccole aziende dinamiche, flessibili, capaci di realizzare prodotti unici e su misura. Una formula vincente. Tra il 2015 e il 2019 il manifatturiero francese ha segnato un più 2,1%, quello tedesco è cresciuto del 5,4%, ma meglio di tutti ha fatto il Veneto con un aumento dell'8,1%. Il 93% delle nostre imprese sono imprese che hanno meno di 9 dipendenti e questa è una forza e un'eccellenza per tutto il tessuto economico del Veneto. L'ufficio studi di Confartigianato decreta che la presenza diffusa di piccole imprese è una struttura che regge anche l'urto della crisi pandemica. Nel 2020 il quadrilatero Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con un export del valore di 276 miliardi di euro, si colloca davanti a Spagna, Polonia e Repubblica Ceca. Abbiamo 3 settori che stanno trainando la ripresa e sono il settore della meccanica, il settore della moda e i settori del mobile. Per tessile, abbigliamento e pelle, Vicenza è la 3ª provincia esportatrice in Italia di prodotti alla moda e la 6ª per i mobili. Per quanto riguarda i macchinari, il Veneto è la 3ª regione esportatrice italiana con 11,6 miliardi di euro. Ma le piccole aziende vicentine e venete vengono rallentate dai limiti della burocrazia, della fiscalità e della giustizia. Le nostre aziende sono troppo tassate e non riescono ad esprimere il meglio di sé. L'altro tema riguarda la giustizia, che è troppo complicata e non è certa, e l'altro tema riguarda invece quello che riguarda la burocrazia. Ci sono degli sistemi burocratici che complicano sempre di più il fare impresa. Ma a danneggiare le piccole aziende oggi è anche la carenza di materie prime e la difficoltà di trovare personale specializzato. Il sistema dell'istruzione tecnica è stato trascurato negli ultimi decenni e ora andrebbe rinnovato e sostenuto. In mezzo a tutte queste difficoltà stiamo dimostrando di essere un'eccellenza. Pensate, se queste eccellenze fossero meno tassate, meno burocrazia e fossero aiutate, sicuramente ci sarebbe una ripresa economica più veloce e più importante per quanto riguarda tutto il Veneto, ma anche tutta l'Italia. Legato a doppio filo col tema dell'economia c'è quello della viabilità e della mobilità. Parliamo di alcune tra le infrastrutture viarie più importanti delle province di Padova e Vicenza. Le 119.000 imprese padovane chiedono urgentemente il collegamento con la pedemontana. Le imprese che oggi stanno ripartendo per il dopo Covid si sono salvate soprattutto per i mercati europei. Oggi dobbiamo garantire competitività a queste imprese con i collegamenti con le infrastrutture viarie e tecnologiche. Un appello bipartisan senza distinzione di colore politico per un potenziamento della Valsugana nei territori padovani e vicentini. Un collegamento necessario per la pedemontana veneta con il casello di Bassano Ovest, richiesto da 18 sindaci del territorio e dai presidenti delle 2 province interessate. C'era anche un appello di unione come enti locali per far sì che la regione poi possa dare una risposta concreta anche nel prossimo triennale della viabilità e quindi delle opere che si vanno ad inserire. Questo tratto di strada deve essere inserito appunto nell'ambito della gestione della regione, quindi di Veneto Strada. Una forte spinta anche dalle associazioni di categoria che sul territorio lavorano e che vedono in queste infrastrutture una necessità per far crescere le imprese e il territorio. Lo chiediamo perché è una necessità e soprattutto per anche collegare quei pettini nord-sud che mancano e per potenziare anche quello che è l'utilizzo della pedemontana, che è un'arteria importantissima come collegamento est-ovest. Però ci sono dei collegamenti
e parlo della strada statale 308 e della Valsugana, che necessariamente hanno bisogno di essere, diciamo, collegati alla pedemontana e potenziati nel caso della Valsugana. Parliamo ora delle discoteche, che da una parte non hanno alcuna possibilità di riaprire, non vedono nemmeno una data all'orizzonte, dall'altra si vedono circondate letteralmente dall'abusivismo. I festeggiamenti senza regole da nord a sud Italia per la vittoria degli azzurri agli europei di calcio sono l'ultima goccia di un vaso già colmo per i professionisti e le imprese del mondo della notte. Le discoteche, chiuse dal febbraio del 2020, sono le uniche attività economiche non ancora autorizzate a ripartire. Quasi giunti a metà della stagione estiva, imperversano invece i party abusivi, si balla nelle spiagge e negli hotel senza rispetto dei distanziamenti e dell'uso della mascherina. A Roma il Codacons ha deciso di presentare al prefetto un'istanza per mettere fine all'illegalità, in attesa di un segnale dal governo. Stiamo vedendo situazioni di abusivismo in cui il ballo è tollerato e le forze dell'ordine non hanno potere e non intervengono. Vediamo rave abusivi in Toscana, vediamo feste con tanto di DJ a Roma per festeggiare la vittoria dell'Italia, vediamo lungomare con feste improvvisate di giovani. Ecco, questa situazione le discoteche non riescono più a tollerarla e si vuole chiarezza. A livello nazionale è stato istituito un comitato Liberi di Ballare, il cui nome già dice tutto. Gli indici di contagio in ripresa, l'imperversare della variante Delta, sono i deterrenti attuali che inducono il governo a indugiare sul comunicare una data certa per le riaperture. Le discoteche invece, ritenute tra gli ambienti che favoriscono la proliferazione del virus, chiedono però di non essere più l'unico settore penalizzato. Quello che chiediamo è di poter tornare a lavorare e far tornare a divertire i nostri giovani in totale sicurezza, ma se ci viene chiesto di aprire con il Green Pass crediamo che sia pura propaganda, in quanto il Green Pass nel target dai 18 ai 35 anni è posseduto soltanto da una piccolissima percentuale di giovani, e se ci viene chiesto di aprire in questo modo è come chiederci di rimanere invece chiusi, perché non potremo lavorare col nostro target di pubblico perché il Green Pass non è in possesso. Parliamo ora del piano tamponi, siamo andati ad Arzignano a vedere com'è andata. Operazione tamponi al via anche ad Arzignano, tende approntate dalle 8:30 del mattino fianco a fianco con i banchi del mercato. Giornata propizia proprio per intercettare il maggior numero di persone ed infatti nel giro di poche ore sono stati 170 i tamponi molecolari effettuati. Numero significativo che supera peraltro quello di altre piazze vicentine dove si è già partiti. Venerdì che abbiamo cominciato a Montecchio e addirittura stiamo già superando di molto i numeri qua. Sicuramente il mercato è una grossa attrazione. Esito entro un paio di giorni, ma quello dei tamponi diventa oggi più che mai un'attività di monitoraggio preventiva. Obiettivo: individuare eventuali casi positivi da tenere sotto controllo dell'ormai diffusa variante Delta, come auspica anche una signora che ha scelto di fare il tampone. Tutti i paesi, perché ce ne sono ancora, è l'unico modo per scovarli, quindi che sono positivi. Scovare, monitorare e tracciare la variante Delta o altre varianti diventa oggi prioritario. Vogliamo vivere un'estate più serena possibile. Con prudenza però è quindi importante anche tracciare l'andamento, controllare l'andamento di questo virus che purtroppo non è sparito. Dal tampone al vaccino è l'ennesimo invito del sindaco ai recidivi del no vaccino a chi è ancora dubbioso. Invito soprattutto i cittadini ad andare a vaccinarsi, è davvero un'arma che abbiamo a disposizione per sconfiggere questo virus e quindi vacciniamoci per la nostra sicurezza e anche soprattutto per tornare prima possibile alla normalità. Una bella notizia per Vicenza, tornano nella Basilica Palladiana le grandi mostre. La fabbrica del Rinascimento. Suggestioni, prospettive, celebrare la grande bellezza che fu per avviare una nuova epoca di rinascita. Storia di arte e di politica, di cultura e di società. C'è un po' tutto questo nella nuova stagione delle grandi mostre in Basilica. Alchimie del mondo post-Covid, per cui un'intera città rilancia le proprie ambizioni con la forza, con la potenza dell'arte. Un azzardo affascinante, un richiamo fortissimo per ridare linfa vitale al commercio, al turismo e ai locali.
Oggi più che mai è un rinascimento moderno, direi un 2.0 a tutti gli effetti, di un rinascimento del Cinquecento che deve essere un modello di ripresa che ci fu anche lì, dove praticamente giovani pittori, giovani artisti, giovani scultori decisero di lanciare il proprio territorio al di là di ciò che era stato il passato. Quindi una nuova epoca che si apre, possiamo fare anche noi, essere protagonisti di un'epoca di ripartenza importante anche dal punto di vista economico, sociale, non solo culturale. La fabbrica del Rinascimento racconterà la Vicenza del secolo d'oro con l'auspicio di iniziare una nuova epoca aurea. A dicembre dunque andrà di scena una mostra nella mostra, arte dipinta in una vetrina d'arte architettonica, quella della Basilica. Vicenza condurrà i visitatori in un viaggio ideale che toccherà le ville palladiane, l'ultimo gioiello acquistato dal comune, Palazzo Thiene, e che finirà al Teatro Olimpico. La Vicenza del Rinascimento era una specie di luogo dove l'arte era ovunque. Purtroppo nei secoli successivi si è dispersa in giro per il mondo. Quello che faremo in questa mostra è riportare a casa capolavori strepitosi da una sessantina di musei, tra cui il Louvre, tra cui il Prado, tra cui il Kunsthistorisches di Vienna, per riportare a Vicenza cose nate qui e raccontare una storia meravigliosa, cioè di un gruppo di giovani artisti che decide di cambiare il mondo e di cambiare l'arte. Noi vogliamo proprio far capire che quella che era la grande Vicenza del 1500 alla fine è la grande Vicenza anche di oggi. È una mostra questa che parla di Vicenza, che fa capire anche il grande legame tra impresa e cultura, che è la forza del nostro territorio e che in qualche modo ci conduce a quello che è la nostra prossima grande sfida, Vicenza, capitale italiana della cultura nel 2024. Vicenza, i suoi capolavori sulle orme dei grandi maestri, un itinerario che dalla Basilica Palladiana sfocerà sulle strade, sulle piazze, allargandosi a tutta la città come in un'enorme esposizione di palazzi, di architetture, perché in fondo la fabbrica del Rinascimento è un cantiere ancora aperto, in sospeso tra ieri, oggi e domani. Passato e presente si fondono così in una sola sfida che si affaccia sul futuro, tra storia e cultura, tra quello che Vicenza è stata e quello che sarà. E voi telespettatori potete segnalarci invece, questa era una bella notizia, qualunque cosa che non va tramite la mail vicenza@reteveneta.it oppure con un sms al numero che vedete in sovrimpressione oppure tramite la pagina Facebook Gli Amici di Rete Veneta Vicenza, noi le porteremo all'attenzione di chi di dovere. Vediamo ora la cronaca con una vicenda molto particolare. Viola il domicilio della ex e la minaccia, 37enne denunciato dalla questura di Vicenza. L'uomo si era introdotto nell'abitazione dell'ex compagna e aveva cominciato a compiere atti di autolesionismo ferendosi con un coltello, in preda allo stato di agitazione anche in presenza degli stessi agenti. Il 37enne, mentre veniva allontanato dalla polizia, minacciava l'ex compagna di morte facendo di fatto scattare il codice rosso, anche perché poche ore prima aveva fatto analoga minaccia ad un tabaccaio in zona Riviera Berica. Il 37enne, in evidente stato di alterazione, diventava altresì un pericolo passeggiando lungo il margine della carreggiata. Veniva pertanto trasportato presso l'ospedale San Bortolo per accertamenti. Ancora cronaca con un furto tentato che vi è finito molto male. Furto in appartamento a Montecchio Precalcino. I ladri tentano la fuga in auto bloccati dai carabinieri che si sono lanciati al loro inseguimento. Due riescono a darsi alla fuga per i campi mentre il guidatore viene fermato. Recuperata la refurtiva, 300 euro in contanti e una macchina fotografica del valore di 1000 euro. In auto anche vari arnesi da scasso. Arrestato un 35enne di origine albanese. La banda era entrata dapprima in un appartamento mettendolo a soqquadro per poi tentare anche in quello comunicante, ma è scattato l'allarme costringendolo a fuggire. Vediamo ora un'operazione della Guardia di Finanza. Giuliano, evasione fiscale. I finanzieri hanno deferito all'autorità giudiziaria il titolare di una società per emissione di fatture per operazione inesistente per oltre 53.000 euro e aver dedotto indebitamente costi per un imponibile per quasi 312.000 euro, evadendo IVA per 68.000 euro. Chiesto da parte della Guardia di Finanza di Vicenza il sequestro preventivo per un importo di 26.368 euro. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordiamo che dopo la nostra informazione andrà in onda Sport in Casa con Alex Giuliano, che avrà come ospite Alberto Zamprogno di Veneto Gol. Questa sera il nostro direttore Luigi Baccialli avrà ospiti a Focus Anna Maria Bigon, Leopoldo Bottero, Elena Donazzani, Isabella Dotto, Alessandro Manera, Giorgio Pasetto e Alberto Villanova. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e vi lasciamo al meteo.
nuovo Renault Captur. Scoprilo nelle versioni benzina, diesel e GPL. E con il motore E-Tech Plug-in Hybrid. Scegli tu quando guidare elettrico. Nelle concessionarie Rigoni Franceschetti di Vicenza e Tiene. Bentrovati al meteo. Mercoledì 14 luglio, ancora tempo instabile. La perturbazione staziona sul nostro territorio portando ancora qualche pioggia e un clima decisamente più fresco. Ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto in mattinata avremo maggiori spazi asciutti e soleggiati, quantomeno in pianura, qualche acquazzone invece sui monti. Con il passare delle ore saranno poi possibili dei temporali un po' su tutta la nostra regione. Temperature in calo, minime tra 14 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra i 23 e i 27 gradi all'incirca. Vediamo ora come sarà la previsione per Vicenza. In città ma anche in provincia stessa situazione, sarà una giornata piuttosto incerta, con qualche pioggia a carattere sparso, in genere non di forte intensità, e non si escludono anche dei momenti maggiormente asciutti. Dal meteo è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Nuovo Renault Captur, scoprilo nelle versioni benzina, diesel e GPL. E con il motore E-Tech Plug-in Hybrid, scegli tu quando guidare elettrico. Nelle concessionarie Rigoni Franceschetti di Vicenza e Tiene.